mistero del Natale non possiamo dimenticare il compito, se così vogliamo dire, che il Padre ha affidato al suo Figlio e che la profezia e le profezie comunque di Israele hanno sempre ricordato. Qual è questo compito? Noi diciamo semplicemente per la salvezza, ma questo termine salvezza molte volte ha una valenza un po' intimistica, alle volte una valenza un po' astratta. Insomma, che cosa è questa salvezza propriamente parlando? Ecco, l'Antico Testamento e quindi anche il Nuovo hanno un obiettivo preciso. È quello che viene descritto qui brevemente dal profeta Isaia. Che cosa dice questo brano che abbiamo ascoltato, questi tre versetti appena? È divisa in due parti. La prima parte dice che in quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. La prima parte quindi parla delle nazioni che guarderanno alla radice di Jesse come una bandiera verso cui dirigersi, come un luogo verso dove andare. Ma contemporaneamente, come dice ancora questa profezia, il Signore nel frattempo stenderà di nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite dall'Assiria, dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia, dall'Elam, che sarebbe la Persia, da Sinar, da Kamat, la Siria, e dalle isole del mare, si intendeva allora la Grecia e le altre nazioni. Cioè, mentre le nazioni guardano alla radice di Jesse, il Signore intanto prende anche i suoi che erano dispersi in mezzo alle nazioni. Notate che avvengono due movimenti e tutte e due sono, come dire, creati da Dio stesso. Da una parte le nazioni e dall'altra Dio che, per far vedere dove le nazioni devono convergere, raduna i suoi da tutti i luoghi dove erano dispersi. Notate che senza saperlo, dice l'Apostolo Giovanni nel capitolo 11 del suo Vangelo, era esattamente questo che aveva profetizzato Caifa quando decidono la morte di Gesù. E dice espressamente: profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Quindi si tratta di riunire di nuovo, come dire, gli uomini nell'unità, perché questo è il peccato, è la dispersione. Invece Dio vuole riunire i popoli nell'unità, di cui Gesù è il punto centrale, la pietra angolare di cui parlano le profezie anche di questi giorni. Notate che per fare questo Dio non è che, come dire, si sceglie un popolo già pronto. No, egli si crea un suo popolo. C'è una distinzione, soprattutto nell'Antico Testamento, tra il popolo, che è il popolo che Dio si è scelto e si crea attraverso l'elezione, e le nazioni, che sono tutti gli altri. Ora, questo popolo è un popolo che Dio si lavora piano piano. Incomincia da Abramo, che, come sapete, non è di per sé un ebreo. Quando noi diciamo ebreo ci dimentichiamo sempre che ebreo è, come dire, è usato per la prima volta nella Bibbia quasi in senso dispregiativo, perché è detto nel capitolo 14 della Genesi, quando Abramo va a rincorrere i re per liberare suo nipote. La notizia, dice, viene data ad Abramo l'ebreo.
L'ebreo è una sorta di soprannome che vuol dire uno straniero, uno di passaggio. Quando invece Israele incomincia a fare la sua professione di fede, comincia sempre: mio padre era un arameo errante. Quindi per origine e per nascita questo popolo appartiene come capostipite ad Abramo, ma che non è un ebreo, ebreo è un appellativo. Quindi, come dire, è qualcosa che Dio si forma gradualmente. La formazione del suo popolo avviene in realtà attraverso l'Esodo. Lui non si prende un popolo, non è un popolo, sono degli erranti, della gente nomade, della gente che non ha un'identità. È Dio che dà un'identità al suo popolo, tanto che Israele diventa un popolo in mezzo alle nazioni. Ci sono le nazioni e poi c'è Israele, ma Israele non sarà mai una nazione come le altre. Perché? Perché quella l'ha fatta Dio. Le nazioni si fanno da sole, gli imperi si costruiscono da soli, i regni si fanno da soli. Invece Israele è un popolo che Dio si è scelto, che lo ha creato, lo ha fatto, lo ha plasmato, lo ha custodito, Deuteronomio 32, oppure Isaia 43. Quindi Israele è un popolo diverso da tutti gli altri popoli e non è di per sé una nazione. E proprio perché è un popolo che Dio ha costruito e ha fatto, per questo le nazioni che invece sono il segno della divisione, le une dalle altre, sono chiamate a diventare un popolo, un solo popolo. E questo popolo è l'Israele Chiesa, cioè l'Israele che, preparato da Dio anticamente in Cristo Gesù, viene inviato alle nazioni perché le nazioni facciano parte ancora una volta di quel progetto unitario di Dio. Un solo popolo come un solo Dio. Ma questo popolo solo non nasce dal basso, nasce dall'elezione, cioè nasce dal Signore, è Lui che forma questo popolo. Tutto questo è determinante se si tiene conto, per esempio, della ultima esortazione del Papa, Evangelii Gaudium, perché la radice dell'evangelizzazione sta proprio qui. Non si tratta di dare delle nozioni agli altri popoli, non si tratta di annunciare il Vangelo perché credano, non so, diventino europei, perché diventino civilizzati come lo siamo noi, perché diventino un solo popolo. È molto diverso. Noi non portiamo, come dire, una specie, una natura, portiamo l'identità stessa di Dio. Le nazioni che entrano a far parte dell'unico popolo non perdono la loro identità come nazioni, ma si riuniscono e si sentono nell'unico popolo creato da Dio. E notate che questo è il senso proprio di Israele. Israele esiste perché le nazioni si incontrino e diventino un popolo. Perché esiste la Chiesa? Perché le nazioni vengano e diventino un popolo solo nella Chiesa, che non è italiana, che non è tedesca, che non è francese, che non è spagnola, benché ci fanno parte gli italiani, i tedeschi, gli spagnoli, l'Indonesia, la Cina, eccetera, eccetera. Ma è un solo popolo, un popolo nuovo che Dio si è acquistato. E tutta la lettera, ad esempio agli Efesini, la prima lettera di San Pietro, parla di questo progetto di Dio, di creare di tutti un solo popolo nuovo. In questo senso è bellissimo ancora oggi tornare e andare o andare in Israele, perché al di là del nazionalismo degli ebrei, che ce l'hanno anche loro, il nazionalismo degli ebrei, lo sguardo del credente vede un'altra cosa. Vede, ad esempio, che c'è l'Islam, che c'è l'ebraismo e che c'è la Chiesa. E vede, per esempio, che al Santo Sepolcro
esistono le diverse confessioni cristiane. E certo, lì esistono per forza, stanno lì controvoglia forse, perché l'Islam sappiamo in che rapporti sta con Israele e sappiamo anche tutti e due come stanno nei confronti della Chiesa, basta vederlo in giro. Ma eppure quello è il mistero. Gerusalemme è una profezia. È una profezia. Lì sta scritto dove tutti quanti verranno con la propria identità per fare un popolo solo. Lì a Gerusalemme è l'unico luogo dove c'è l'unità dei cristiani. Per forza, ma c'è. Un giorno sarà nella pace, nello shalom, che Dio definitivamente consegnerà il suo popolo alla fine dei giorni. In quel giorno avverrà. Il cristiano crede queste cose, eh? Il cristiano crede questo, non è che credi in Dio, crede... no, credi in una storia, in una storia che Dio fa e realizza l'unità del genere umano, quella unità che Babilonia voleva fare, la torre di Babele, e che farà invece la città che sorge per opera di Dio, anzi quella che apparentemente, insignificativamente e niente, si erge gradualmente alla fine dei giorni. Non oggi, non domani. I cristiani devono sostenere questo sguardo, Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei colli e sarà più alto dei monti. Ad esso affluiranno tutte le genti e verranno molti popoli, perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, perché quello è il luogo dove Dio si forma un popolo. È un peccato che noi abbiamo perso la componente, dico dal punto di vista etnico, la componente ebraica nella Chiesa. No, c'è in Israele, e c'è qua e là, ma è diventata insignificante. Una volta è stato Israele che ha accolto le nazioni, ha fatto spazio, ma adesso noi siamo capaci di accogliere come Chiesa le nazioni? Siamo aperti realmente verso gli altri? Abbiamo la coscienza del compito che il Signore è venuto a realizzare? L'evangelizzazione non è mettere un'etichetta. L'evangelizzazione non è soltanto portare un annuncio generico o occidentalizzare i popoli, come alle volte molti, per esempio, popoli dell'Africa vedono il cristianesimo, come un progresso materiale, ma non come l'annuncio di costituire un'unità di popoli, nell'unità dell'unico popolo di Dio che è la Chiesa. L'evangelizzazione si nutre di questa speranza, si nutre di questa profezia. L'evangelizzazione è la gioia del Vangelo, come la chiama il Papa, che nasce dalla natività del Signore, ha ben davanti questo obiettivo. Tutti quanti sono chiamati a diventare uno, perché il genere umano, come dicono le profezie degli ultimi due giorni, quella di oggi e quella di domani, perché l'intero genere umano possa rendere gloria a Dio. Un solo Dio, un solo popolo. Diversità di persone in Dio, diversità di genti nell'unico popolo. Ecco perché la Chiesa è ad immagine e riflette nell'unicità di Dio la diversità delle persone, nell'unicità di un popolo la diversità delle nazioni, ma tutte insieme per rendere gloria all'unico Signore. Noi diciamo ha salvato l'uomo, non dimentichiamo, quando diciamo l'uomo diciamo realmente tutte le genti singole, una a una, con la loro identità, e che aspettano di capire che sono chiamate a diventare un popolo nella Chiesa. Vorrei concludere ricordando la bellissima antifona che fra poco canteremo, che parla di Cristo re delle genti. Et desideratus earum,
cioè colui che costituisce il desiderio ultimo delle genti, il desiderio ultimo. Le nazioni aspettano lui, ma lui è la pietra angolare che fa dei due, cioè di Israele e delle nazioni, diremo noi oggi della Chiesa e di tutte le nazioni, un popolo solo. Ecco, conclude, salva l'uomo, l'umanità. L'umanità è questa, formata da Dio, salvata da Lui. L'umanità formata all'inizio dalla terra, ricreata dallo Spirito, nell'unicità del popolo di Dio, che rende gloria e grazie al Signore per la sua redenzione.